Dopo giorni di presidio del Movimento 5 Stelle davanti al Ministero dell'Economia ci sono alcuni sviluppi. Il Ministero infatti ha aperto il conto corrente dove i parlamentari pentastellati potranno versare i 2,5 milioni di euro tagliati da stipendi e diarie. Per saperne di più ci colleghiamo subito in diretta con Via 20 Settembre dove c'è il nostro Roberto Secci. Roberto. Sì, Mario, è un risultato importante per il Movimento 5 Stelle che, come dicevi tu, da 3 giorni e 2 notti era in presidio qui davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere l'apertura di questo conto corrente riservato, va specificato, alle piccole e medie imprese. Una prima tranche già raccolta nel primo bimestre dell'attività legislativa di questo mandato e poi gli ultimi 4 mesi che hanno consentito di raccogliere in totale 4 milioni di euro. Con noi c'è Paola Taverna, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Allora, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Intanto, un risultato per voi importante. Buonasera, sì, un risultato importante. Si concretizza quello che è stato il presupposto per il quale il Movimento 5 Stelle è entrato in politica, un aiuto concreto ai bisogni degli italiani, in particolar modo alle piccole e medie imprese. Questo è il frutto della decurtazione dei nostri stipendi. Questa tranche sono 2 milioni e mezzo. L'IBAN ci permette finalmente di versare su un fondo riservato esclusivamente alle piccole e medie imprese. Per noi è una grande vittoria. Si fa politica in maniera concreta, non parole ma fatti. Qui con voi oggi c'erano molti cittadini che vi sollecitavano ad andare avanti e si complimentavano per questa azione, soddisfatti quindi. Ma in 3 giorni abbiamo visto una grande partecipazione da parte dei cittadini, anche se l'informazione non è stata molto espansiva nel fare pubblicità a questa nostra iniziativa, in realtà la gente lo sapeva, molte macchine si sono fermate, abbiamo volantinato, né più né meno come facevamo da semplici cittadini, abbiamo fatto un presidio, abbiamo dormito qui 2 notti, ma abbiamo ottenuto a nostro avviso un grande risultato. E questo che sia di auspicio anche per gli altri partiti che finalmente hanno la possibilità di fare a loro volta quanto da noi dimostrato possibile effettivamente fare. Versate anche voi dei soldi per le piccole e medie imprese. L'Italia ha bisogno di fatti concreti e questo lo è, lo è. Il significato di questa protesta ha portato anche alla pubblicazione pochi minuti fa di un tweet da parte del ministro Saccomanni che scrive il Liban, dove è possibile versare da oggi i propri contributi rivolti per l'appunto alle piccole e medie imprese. Ma c'è un altro tema importante che oggi il Movimento 5 Stelle affronta, quello della legge di stabilità. Tra poco una conferenza stampa, con noi c'è Federico D'Incà, che è capogruppo, il neo capogruppo alla Camera dei Deputati del Movimento. Come vi organizzerete come dire, l'opposizione alla legge di stabilità? Domani c'è il voto. Quindi. Beh, chiaramente la legge di stabilità è alla fiducia e domani quindi da oggi parte appunto l'iter. Noi abbiamo appunto questa conferenza stampa importantissima nella quale vogliamo evidenziare tutte le marchette, perché bisogna chiamare con il loro nome, che ci sono all'interno della legge. Tra alcune di queste sicuramente vi è una marchetta di 22 milioni di euro che viene data a Sorgenia, è chiaramente un'azienda della tessera numero uno del PD, De Benedetti, che si vedrà appunto. Che potrà appunto risparmiare 22 milioni di euro, una cifra colossale. Un'altra cosa ancora fondamentale che noi abbiamo messo in evidenza è la web tax, una tassa che andrà a colpire le aziende che lavorano nell'informatica e nel digitale. Quindi è un qualcosa che colpisce l'economia, quel settore dell'economia che potrebbe essere veramente importante e trascinatore fuori dalla crisi economica di questo paese. A Roma ci sono anche Casaleggio e Sembra Grillo, ce lo conferma? Grillo no, Casaleggio lo confermo, infatti appena vi saluto torno in Senato dove ci sta aspettando, gradita sorpresa, non lo sapevamo che veniva, ma il movimento funziona così, non ci organizziamo, noi siamo on the road, come oggi qui sulla strada. È tutto per il momento dal Ministero delle Finanze, vi restituiamo la linea. Grazie, grazie a Roberto.